popolo assiro era governato da dispotici re guerrieri che potevano contare su un potente esercito, più di 100.000 uomini. Erano i migliori carristi della storia. I carri venivano usati come pedane mobili per spostare gli arcieri sul campo di battaglia. L'arco era l'arma principale dei guerrieri. Era l'esercito più implacabile di tutto il mondo antico. Compiendo massacri e saccheggi, l'impero assiro crebbe fino a diventare il più grande impero di quei tempi. Nella Bibbia, la Siria viene definita una terra bagnata nel sangue. Portavano da despoti assoluti, dei veri Saddam Hussein di allora. Per lo storico greco Erodoto, l'Egitto era un dono del Nilo. Quello che vedete è il Museo Egizio di Firenze e qui ci sono molte testimonianze di quell'antica civiltà e del suo legame con il Nilo. Proprio qui, un frammento con scena di pesca. Il fiume serviva anche a questo, a garantire il cibo e una riserva d'acqua costante, indispensabile per lo sviluppo dell'agricoltura. Sfruttare però una simile risorsa non era semplice. Da giugno a novembre il Nilo si ingrossava con piene enormi che provocavano l'inondazione di chilometri di terra. Eppure questi allagamenti erano una benedizione, perché depositavano il limo, una sostanza che fertilizzava i campi una volta che le acque si erano ritirate. Sulle rive del Nilo cresceva anche il papiro, la pianta da cui si ricavavano dei rotoli per la scrittura. In Egitto si scriveva molto sul papiro, con quella tipica scrittura geroglifica in cui figure schematiche di elementi reali potevano indicare oggetti, sillabe o semplici consonanti. Sapere scrivere in Egitto era molto importante. Nella società gli scribi facevano parte di una classe di grande prestigio. La società egizia è fortemente gerarchica. Alla base ci sono i contadini, i mercanti e gli artigiani. Ai gradini superiori i funzionari e i guerrieri. Più su i sacerdoti, mentre al vertice c'è il re, chiamato Faraone, a cui gli egizi attribuiscono un'origine divina e un potere assoluto sulle persone, sulle terre e sulle ricchezze del regno. And that's the end.